Quattro chiacchiere senza spoiler sulla prima stagione della serie TV live action di One Piece targata Netflix. Innanzitutto eravamo tutti spaventatissimi perché nel 2017, quando venne annunciato, pochi mesi prima la stessa piattaforma streaming aveva rilasciato il film live action di Death Note e aiuto, si salvi chi può. Hollywood non ha un bel rapporto con gli adattamenti live action tratti da manga e anime. Ne sono la riprova Dragon Ball Evolution, Speed Racer, Edge of Tomorrow, Death Note, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell e anche Battle Angel Alita, che aveva in pre-produzione un sequel, ma poi Fox venne acquisita da Disney, il progetto è stato congelato e solo in tempi recenti James Cameron è tornato a parlare dell'eventualità di realizzare un secondo e un terzo capitolo. Quindi, gli unici adattamenti live action che da sollevante hanno effettivamente funzionato sono stati proprio prodotti in Giappone. Alice in Borderland, la pentalogia di Rurouni Kenshin, il film di Prince of Tennis, gli stessi Death Note fatti in Giappone. Quindi diciamo che è legittimo che al momento in cui Netflix ha pubblicato l'acquisizione dei diritti della serie di Eiichiro Oda, tutti abbiano iniziato a scrivere "non ho visto niente ma sono già deluso", ecco l'ennesima serie politically correct, a postare varianti del meme manga anime Netflix adaptation. E chi più ne ha più ne metta. Eppure qualcuno indomito, sin dal day one, vi aveva detto una cosa: ragazzi, questa volta sarà diverso. Non si tratterà del nuovo Dragon Ball Evolution. E non è che avessi la sfera di cristallo, eppure le avvisaglie di qualcosa di differente già le avevamo avute. La principale differenza che c'è stata tra One Piece e tutte le altre produzioni che lo hanno preceduto è insita in come Hollywood ha trattato gli autori originali delle opere. Perché se prendiamo ad esempio i film di Dragon Ball e Death Note, la serie di Cowboy Bebop, scopriamo che Hollywood ha fagocitato queste opere ignorando del tutto i consigli e i suggerimenti degli autori originali per farli funzionare nei loro adattamenti live action, vomitandoli come prodotti senza né cuore né anima. Mentre nel caso di One Piece ci sono state una miriade di call con il maestro Eiichiro Oda, il suo editor e addirittura la casa editrice giapponese del manga, Shueisha, e sono state call notturne un po' perché gli orari del mangaka sono stressanti e un po' perché c'era il fuso orario con gli Stati Uniti d'America da rispettare. Quindi da una parte c'è stato il sensei che spiegava ad autori, registi e produttori il reale senso di una scena, su cosa concentrarsi in una sequenza a discapito di un'altra, quale fosse il focus di un capitolo, eccetera, eccetera. Dall'altra invece c'erano degli autori che, bazzicando di televisione da tanti anni, hanno spiegato al maestro che cosa potesse funzionare in un manga e in un anime e che cosa invece potesse funzionare in un live action che parlava a un pubblico globale, al punto che il sensei, in un'intervista al New York Times, ha dichiarato di essere rimasto sorpreso che alcune cose che venivano considerate cool in Giappone, risultassero negli Stati Uniti, licenza poetica mia, cringe per la cultura occidentale. Quindi c'è stato anche un lavoro di mediazione. E che cosa ne è scaturito? Ne è scaturita una bellissima e divertente, appassionante esperienza. Non ho detto una bellissima serie TV, ma una bellissima esperienza. Ecco, su questa cosa vorrei soffermarmi un attimo perché c'è una differenza abissale tra le due cose. Esempio? Prendiamo due prodotti appartenenti alla cultura pop occidentale recenti: Spider-Man No Way Home e Tartarughe Ninja Caos Mutante. Spider-Man No Way Home ha una valanga di problemi, di natura tecnica, la CGI è traballante, la regia è piena di imprecisioni e imperfezioni e la sceneggiatura è un Deus ex machina continuo senza alcuna spiegazione. Eppure è stata un'esperienza catartica, un po' perché era il primo grande blockbuster ad arrivare in sala durante le festività natalizie, peraltro, post-Covid, e al contempo perché aveva comunque tre Spider-Man cinematografici, quindi tre generazioni di uomini ragno, a celebrare l'arrampicamore sul grande schermo. Quindi è stata un'esperienza catartica, ma un film problematico. Tartarughe Ninja Caos Mutante, per contro, ha una grafica e una cura tecnica incredibili. Si tratta letteralmente di uno sketchbook sotto forma di acquerello, costante dall'inizio alla fine, che con una colonna sonora stellare e una valanga di riferimenti pop ci regalerà davvero tantissima azione, risate, anche inaspettato dramma e pure un po' di sentimento, ma al contempo ha una sceneggiatura molto blanda, superficiale, un villain con delle motivazioni sciocche, dei comprimari e dei minions che sono letteralmente trasparenti, tanto sono poco caratterizzati, e comunque i quattro fratelli hanno sì e no qualche peculiarità caratteriale volta a distinguerli, e ad eccezione di Leonardo, nulla più. Eppure, anche qui, mi sono divertito da morire, al punto che lo considero il miglior film della Tartarughe Ninja. Quindi, si può godere di un'esperienza, divertirsi, emozionarsi, commuoversi, intrattenersi e allo stesso tempo riuscire a capire che quei problemi che sono oggettivi e tali restano non siano poi così insormontabili alla fin fine della fiera? Ecco,
Questo è quello che penso io per quanto riguarda la serie TV di One Piece. E adesso è giusto che vi parli di tutti i difetti che ho trovato all'interno dello show, perché sono molteplici. Da un punto di vista puramente tecnico, One Piece è un disastro. È letteralmente un disastro. Partiamo dai costumi. Spesso e volentieri molte persone hanno detto che sembrino dei cosplay. Ora, non è che i vestiti dei Mugiwara nel manga e nell'anime fossero chissà quanto impegnativi. Si trattava di un paio di jeans strappati, un gilet smanicato e un cappello di paglia, letteralmente. Quindi riesco a comprendere fino a un certo punto questo tipo di critiche. E poi una cosa che mi piace veramente tanto è il fatto che i personaggi cambino spesso abiti e che questi abiti non siano casuali, ma pescati dalle tantissime illustrazioni di Oda nei Color Walk. Questo ha permesso al reparto sartoria di sbizzarrirsi a questo proposito, ed è una cosa che mi è piaciuta veramente, veramente un sacco. Il problema nasce nel momento stesso in cui i personaggi combattono. I vestiti non si strappano, non si sporcano e, salvo ferite gravi, non vengono neanche insanguinati, quindi il tutto risulta fin troppo pulito, almeno nel 90% delle circostanze. Nel rimanente 10% qualcosina di meglio viene fatto. Non va tanto meglio sul fronte parrucco. Io non riesco a capire perché ad Emily Rudd abbiano messo quella parrucca così brutta, quando lei ha già una capigliatura che comunque richiama, non è identica, ma richiama quella che Nami aveva all'inizio dell'opera, e le bastava letteralmente una tinta arancio. Ma va bene, sorvoliamo anche su questo. Va da sé che gli oggetti di scena e le armi non sono tanto meglio, perché se ad esempio l'Elsa della spada di Mihawk Yoru era davvero fighissima, nella prima puntata c'è una scena in cui Zoro combatte contro Morgan ma lo lascia, e mentre si rotola si vede letteralmente che il fodero di una delle spade, con la spada ancora inserita, si piega come se fosse fatta di plastica. Ora, immaginavo che combattendo Zoro con tre spade una cosa del genere si sarebbe potuta presentare, ma perché inquadrarla da quel punto di vista? Sposta la telecamera in un altro modo, facci vedere un'altra angolazione. E ancora, le ferite. Abbiamo parlato di ferite gravi. One Piece è una serie che, stranamente, mette a schermo tanta violenza. Si vede Zoro che fa a pezzi una persona, ma allo stesso tempo, quando si tratta di mostrare il sangue, sembrerebbe proprio che il make-up venga meno. Tanto nella scena in cui, quella famigerata, in cui Nami si accoltella il tatuaggio, tanto il combattimento tra Zoro e Mihawk. Per quanto alcune sequenze siano comunque impattanti, da un punto di vista meramente grafico, faccio fatica a credere alla violenza che vedo a schermo, perché comunque non ci sono fiotti di sangue. Sul fronte scenografia la situazione non va molto meglio, al punto che salverei soltanto due set pratici che mi sono piaciuti davvero molto, ma di cui vi parlerò nei pregi, perché tutto il resto grida poracitudine. Partiamo dal villaggio di Foscia, flexato durante il Netflix to Doom, il backstage e quant'altro ancora, che qui invece vediamo tipo in due shot. E ancora, spostiamoci magari al Party's Bar, che nel manga e nell'anime è pieno di allegria, gioia, risa, canti pirateschi, e qui è cupo, silenzioso, e l'unica cosa che risalta è un'insegna al neon. Quindi, boh? Non che a Syrup Village la situazione sia migliore, perché tutto il villaggio viene rappresentato da una via che letteralmente non ha neanche delle vere e proprie case, ma sono dei set costruiti e probabilmente dietro non c'è nulla. E non si respira questa claustrofobia che effettivamente lo spettatore avverte per quasi tutta la prima stagione. È preoccupante, perché One Piece è un'opera molto aperta, piena di spazi incredibili, panorami, paesaggi visionari, e il fatto che tu mi mostri magari da lontano in CGI Positano modificata come se fosse Shell Island, o ancora il patibolo a Log Town mettendo dietro Firenze, non riesce a farmi credere effettivamente che stiamo partendo all'avventura, che stiamo viaggiando in chissà quale mondo da esplorare, pieno di posti incredibili e paesaggi mozzafiato. Tant'è che anche Arlong Park, che sostanzialmente sembra letteralmente il Luna Park del ghetto, perché non so per quale motivo abbiano messo questa musica trap in sottofondo e abbiano fatto atteggiare Arlong a gangsta con tanto di catenazza d'oro, ma va bene. E non solo c'è questo problema della chiusura, ma viene anche esaltata dalla cupezza. Ce ne siamo resi conto già ai tempi di Game of Thrones, con la battaglia contro gli estranei.
fatta interamente di notte. Perché la notte? Perché il buio? Perché la penombra? Perché permettono di mascherare una CGI altalenante e con un rendering non propriamente all'altezza. Ed ecco quindi che il combattimento con Buggy si svolge all'interno di un tendone da circo, cupo, con pochissimi riflettori, e allo stesso modo il combattimento tra Luffy ed Arlong si ambienta all'interno della pagoda del tempio alla giapponese di Arlong Park, sempre in penombra e sieno con qualche spiraglio di luce che arriva qua e là. E vabbè, lo capisco. Ma se si decide di fare delle scenografie così povere, perché almeno non renderle popolate? Perché un altro problema della serie TV live action di One Piece è che sembra ci siano pochissime comparse, salvo qualche scena al Barati, o magari al villaggio di Coco, o ancora durante il combattimento con i Marine alla base di Shelltown. Non ci sono in giro persone. E fa un pochino strano parlare continuamente di ciurme ma non mostrare queste navi piene di pirati. Succede un pochino con Alvida e un pochino anche con Buggy. Forse un po' di più con gli uomini pesce di Arlong, ma tutto il resto risulta spoglio, vuoto, ed è molto triste. Anche perché quando abbiamo dei paesaggi sono quasi sempre in green screen e lo stacco tra gli attori in scena sul set e il paesaggio dietro è quasi sempre evidente. Anche la regia purtroppo non è esente da difetti. Ho capito le buone intenzioni, ossia voler ricreare le atmosfere dei panel di un manga o magari lo split screen tipico delle scene d'azione negli anime, in cui vediamo diversi protagonisti a schermo nella stessa inquadratura e allo stesso tempo zoom sugli sguardi, fisheye. Però quello che funziona in un media, lo abbiamo già detto, non funziona in un altro, e purtroppo, spesso e volentieri, questa tecnica, che non è stata abusata almeno per quanto riguarda lo split screen, ma che per il fisheye e lo zoom è invece una costante, disturba e spezza molto la tensione narrativa. Quindi queste sono le cose che da un punto di vista tecnico mi sono piaciute di meno. Ma, c'è anche una cosa che a livello narrativo mi ha fatto storcere il naso e stridere i denti. Ed è la velocità con cui i momenti più emotivi, forti, emozionanti, volti a far empatizzare il pubblico con i Mugiwara, vengono portati a schermo. Ossia, senza possibilità di respiro. Se nel manga abbiamo delle splash page o delle vignette molto, molto grandi, e nell'anime avevamo 2-3 minuti di silenzio, magari accompagnate da delle soundtrack emotivamente toccanti e una regia che assemblava alcune sequenze flashback per far emozionare lo spettatore, qui è tutto troppo veloce. Il colpo di scena c'è, il momento è stato preso paro paro dal manga, ma allo stesso tempo 2 secondi, siamo già alla scena immediatamente dopo, dove c'è un altro conflitto, dove magari la situazione e la narrazione vengono spostati in tutt'altro tipo di posto, con altri personaggi, oppure il tono e il registro cambiano e di conseguenza si passa da un momento che doveva essere strappalacrime a un momento comico. Il pubblico non ha tempo di processare l'importanza e il momento del dramma, o comunque dell'emotività che sta vivendo il personaggio in quel frangente. E l'ho trovato un grande peccato. Però adesso è tempo di parlare dei pregi, perché ce ne sono, e anche parecchi. Il cast a me è piaciuto da morire. Ora, non posso dire che tutte le performance attoriali siano state valide, anzi, purtroppo i bimbi che interpretano i Mugiwara nei flashback, ahimè, in originale perdono un pochino. Il doppiaggio da quel punto di vista, tanto in lingua italiana, tanto in lingua giapponese, salva la performance dei giovani attori, che però vabbè, ci può stare, è inesperienza, ci può assolutamente stare. Per quanto riguarda gli adulti, ho trovato tutti in parte. Ho già i miei preferiti e posso dire che in questa stagione ho particolarmente apprezzato l'attore che interpreta Buggy il Clown, che non solo ha rivisitato in toto il personaggio, ma gli ha dato anche una gravitas in più. Molti si preoccupavano all'epoca dell'uscita del trailer del fatto che Buggy sarebbe stato un clown horror alla Joker, sadico, maligno. E qualcuno aveva detto: ragazzi, guardate che quel trailer vuole ingannarvi. Al termine del suo primo combattimento, il personaggio di Buggy si allineerà alla linea comica che ha già nel fumetto. E infatti è quello che succede. E devo dire che l'attore ha fatto un lavoro talmente buono sul personaggio che io spero, anche se nella sceneggiatura originale non è presente, di rivedere in un qualche modo anche in futuro. L'ho detto, ma in generale tutta la ciurma mi è piaciuta. Iñaki Godoy è un Luffy molto diverso da quello del manga e dell'anime, ma allo stesso tempo ne incarna la purezza. Ha sempre quell'invidiabile ottimismo, quella genuina speranza, ambizione, la voglia di fidarsi sempre di tutti, quella fame incredibile, ma allo stesso tempo è un po' meno ingenuo.
è un po' stupidotto, un po' tontolone, ma ogni tanto è un pochino sgamato, è un po' più coraggioso, un po' più cazzuto. Questo perché, ovviamente, un conto è un personaggio in un fumetto che viene pubblicato su Weekly Shonen Jump, un magazine settimanale dove vengono pubblicate storie che sono rivolte principalmente a un pubblico di bambini, preadolescenti e anche teenager, è un conto invece una serie che parla a un pubblico orientativamente, almeno stando al rating americano, di ragazzi dai 13 anni in su. Quindi da quel punto di vista ha anche senso aver cambiato alcune cose nel protagonista per permettere al pubblico maggiore empatia. Lo ricordiamo, alcune cose funzionano bene in un media, non è detto che in corso d'adattamento funzionino bene anche nella trasposizione. Nami mi è piaciuta tantissimo, Emily Rudd è perfetta, Makenyu secondo me è stato un eccellente Zoro, Jacob Romero è stato un Usopp credibile, peccato che sia stato un pochino sacrificato, e la stessa cosa posso dirla anche per quanto riguarda Tasa Skylar, che è stato un Sanji molto, molto in parte, tanto sul flirt e tanto nelle liti con Zeff, altro attore che mi è piaciuto da impazzire, e allo stesso tempo pure nelle acrobazie dei calci. Quindi spero di vedere Usopp e Sanji impiegati meglio in un'ipotetica seconda stagione, ma in generale i Mugiwara sono tutti promossi. Ma non posso parlare male neanche di Arlong, non posso parlare male neanche degli uomini pesce, così come non posso parlare male di Garp, Kobe, Ermeppo. Cioè, mi sono piaciuti tutti. Genzo sembrava letteralmente uscito dalle pagine del manga. E devo dire che col make-up prostetico, e qui passiamo dalla recitazione alla parte tecnica del live action, il make-up prostetico sugli uomini pesce io l'ho apprezzato tantissimo. Secondo me è stata una scelta molto valida e intelligente, perché immaginatevi avere la CGI per puntate da 40-50 minuti in cui questi personaggi sarebbero stati sempre presenti. Probabilmente la serie avrebbe dovuto avere un budget degno di un film Marvel, forse anche di più. E quindi ho trovato molto bello il make-up prostetico dei personaggi, forse uno dei make-up migliori, ma così come buona parte dei costumi di alcuni personaggi. Quello di Buggy, quello di Miwok è perfetto, anche il costume di Shanks. Ecco, Peter Gadiot è un attore che a me piaceva tantissimo nel ruolo di Adam in Yellow Jackets, ma che qua ho visto sottotono. Peraltro nel doppiaggio italiano c'è un easter egg: Renato Novara, seconda voce di Rubber nell'adattamento Mediaset di One Piece, qui interpreta Shanks, ed è una cosa che ho apprezzato davvero davvero tanto. Però va detto che le abilità della ciurma di Shanks sono state esaltate maggiormente dalla live action che da quanto abbiano fatto manga e anime insieme finora, quindi chapeau. E in termini di scenografie non posso che apprezzare i due set di cui vi parlavo prima, che sono rispettivamente il Baratie e la Going Merry. Il Baratie è straordinario, immenso, ed è bello tanto da un punto di vista esterno, tanto negli interni. Questo ristorante lussuoso, molto spazioso, enorme, in cui si susseguono colpi di scena, litigi, risate, conflitti e dinamiche personali tra i personaggi molto molto belle ed emotive, e allo stesso tempo anche le battaglie con gli uomini pesce, perché sappiamo, l'abbiamo già visto nel trailer e non è uno spoiler, che l'ordine degli eventi è stato cambiato in un modo che vi dirò io ho anche apprezzato tantissimo. La Going Merry è davvero bella. Quando solca il mare mi piace vedere i personaggi muoversi tanto all'esterno quanto all'interno, mi piace tantissimo vedere ognuno al proprio posto e come litigano, discutono i vari comprimari tra di loro. Mi ha dato proprio un senso di cameratismo che mi mancava davvero tanto, perché gli ultimi capitoli del manga spesso e volentieri si concentrano su altri personaggi e ogni tanto può succedere che i Mugiwara neanche compaiono delle volte, quindi sono molto contento di questo ritorno alle origini. La CGI. Ora, non ho parlato tra i difetti della CGI. È una CGI che spesso e volentieri scricchiola, su peraltro dei momenti abbastanza facilotti, e questa cosa mi ha sorpreso. Ad esempio, l'esplosione di un cannone contro una nave ha questo effetto che sembra aggiunto con nuvole, fumo e fuoco, con After Effects. E ancora, momenti in cui dovremmo vedere il sangue grondare a fiotti, invece vediamo sì e no un paio di schizzi, probabilmente perché mostrare più sangue avrebbe alzato il rating della serie e Netflix voleva tenersi accessibile a un pubblico di giovanissimi. Riesco anche a comprenderlo, perché è una serie che deve tener conto anche di Shueisha, deve tener conto anche di Eiichiro Oda e del merchandise collaterale che venderà, e vuole essere una serie accessibile ai più piccoli proprio per mercificare quanto più possibile, non c'è niente di male perché è l'ABC della TV commerciale, tutti i gadget che verranno prodotti. Però al di là di quello, devo dire che la CGI di Poteri di Luffy e di Buggy a me è piaciuta veramente tanto. Nella maggior parte delle volte è anche piuttosto credibile.
E per gli standard della TV, perché non ha senso paragonarlo a un budget cinematografico, e adesso parliamo anche del budget perché ho sentito alcune cose che mi hanno fatto un pochino arrabbiare, c'è un po' di disinformazione, per il budget della TV si parla veramente di una grande qualità, o comunque di una qualità ben al di sopra della media. È uscito il budget totale della serie che si aggira sui 140-150 milioni, e tutti hanno iniziato a supporre che allora, suddividendo il budget per le puntate, ogni singolo episodio avrebbe dovuto avere un budget di 18 milioni, e tutti a dire: ma come? Questa è la parte più semplice di One Piece da adattare e con 18 milioni hanno fatto questo scempio? Personaggi che girano con le Converse e le Adidas? Spade di plastica? Ma no! Allora, questi 144 e passa milioni, che poi non esiste ancora una conferma ufficiale che sia questa la cifra finale, ma facciamo finta che sia così. Questi 144 e qualcosa milioni sono stati utilizzati anche per la campagna marketing, la promozione. Avete visto quanti video sono finiti sui social? Quanti poster, cartelloni e ancora le anteprime. Guardate l'anteprima italiana, hanno regalato un centinaio di cappelli identici a quelli che Luffy usa nella serie. Pensate ai gadget, la campagna promozionale che si è svolta in tutto il mondo, il fatto che ci fosse stato uno spettacolo coi droni, un parco giochi, cosplayer, figuranti, e chi più ne ha più ne metta. Qualcuno potrebbe dire: sì, ma chi gliel'ha chiesto? Ragazzi, era doveroso farlo. Netflix investe tantissimo in questa serie, era normale che ci credesse, soprattutto alla luce del fallimento di Cowboy Bebop e di Death Note e del fatto che Netflix abbia in cantiere altri adattamenti live action di manga e anime. Ricordiamo il Death Note dei fratelli Duffer di Stranger Things, ricordiamo ancora il film di Gundam, il film di My Hero Academia, e insomma, alla luce di quello che deve arrivare, è logico che vogliono trovare il loro The Last of Us, e ci arriviamo anche a questo. Quindi aggiungiamo poi tutti i problemi che hanno avuto in Africa con i vaccini e il Covid nell'arco delle riprese, e arriviamo al punto che probabilmente il budget effettivo per episodio sia molto più basso di quello che la gente crede. Ma ancora, il fatto che ci siano 144 milioni di budget non implica che ogni episodio debba avere il budget degli altri. Potrebbero esserci episodi con un budget di 4 milioni ed episodi con un budget di 30, di 40. Ecco perché ci sono sequenze splendide come il combattimento tra Zoro e Miwok, oppure il combattimento tra Miwok e Don Krieg, la falciata della spada che taglia in due la nave, le sequenze in CGI della nave di Zeff che finisce vittima in preda alla tempesta nel flashback, lo scontro tra Luffy ed Arlong, e ancora quello tra Luffy, Zoro e Nami e Morgan Mano d'Ascia, il combattimento e gli effetti visivi dei poteri di Buggy, così come la CGI del Re della Scogliera o anche dei vari Q-News, i gabbiani che portano in giro i quotidiani. Cioè, tutte queste cose hanno comunque una spesa ragionevole, e non mi sembra che Luffy abbia risparmiato l'utilizzo dei suoi poteri all'interno dello show, anzi. Quindi paragoni come: ma The Mandalorian ha qualche milione in meno e ha fatto meglio, ma questo film Marvel... Ragazzi, non possiamo paragonare una serie di Lucasfilms, che comunque ha uno studio alle spalle, che da tanti anni ha sviluppato quello che ha sviluppato in ambito Star Wars e che di conseguenza ha già le mani in pasta e sa come fare cosa, in episodi da 25-30 minuti, oppure il budget di un film Marvel da 2 ore, con una serie TV che ha letteralmente qualcosa come 550 minuti di minutaggio. Quindi, a ben vedere, con tutto quello che c'è stato e contestualizzando il tutto, io non mi sento di essere troppo severo per la qualità degli effetti visivi o dell'estetica che ha questa prima stagione di One Piece. Certo, se arriverà una potenziale seconda stagione non ci saranno più scuse, e a quel punto tirerò le orecchie a Netflix, però comunque per il momento non mi sento di essere così severo. Le sequenze d'azione sono quasi sempre ottimamente coreografate e sono uno spettacolo per gli occhi. Addirittura sono realizzate in maniera così fedele che su YouTube trovate qualche comparison tra anime e live action, e vedrete che gli attori sul set riescono a ricalcare fedelmente, anche in termini di tempismo, le movenze dei personaggi dell'anime, restituendo un senso di fedeltà, ma allo stesso tempo anche di entusiasmo e di realismo incredibili, perché in questo mondo tutto è possibile, e quindi lo spettatore occasionale rimarrà assolutamente esterrefatto dal tipo di combattimento che vede a schermo, perché neanche i film Marvel lo hanno preparato a questo, mentre il fan di vecchia data avrà i brividini alla pelle d'oca.
In particolar modo ho apprezzato tantissimo il combattimento tra Luffy e Buggy, ma anche quello tra Zoro e Miwok e soprattutto, in generale, tutte le sequenze d'azione del finale di stagione, che è anche il mio episodio preferito, perché ha avuto dei momenti davvero catartici, emotivi, impattanti, e mi sono emozionato a più riprese durante quella puntata. E la cosa che più mi ha affascinato è stato scoprire di tutte quelle persone che effettivamente sono fuori target per il manga di One Piece o che non hanno mai aperto un volume di un fumetto giapponese in vita loro, rimanere esaltati da One Piece, rimanere entusiasti da questa serie, dall'esperienza divertente che effettivamente è stato percorrere questi 8 episodi di follia piratesca. Nel mio piccolo la riprova sono rispettivamente mio zio e mio padre, una persona di 51 anni e un'altra invece di 72. Non hanno mai letto manga, non hanno mai visto anime e questa serie invece se la sono goduta. Mi hanno detto davvero un sacco di cose belle su questo show. Il feedback che ho ricevuto da persone che teoricamente non sarebbero mai potute arrivare a sperimentare One Piece perché non hanno Crunchyroll, non vanno in fumetteria o in edicola, ma grazie a Netflix sono riusciti ad avvicinarsi a questo mondo per la prima volta, è stato folgorante. Io mi auguro veramente di sentire tante altre storie magari da voi qua nei commenti qui sotto, perché sarei davvero contento di sapere che l'opera di Eiichiro Oda sia riuscita ad arrivarvi seppur in maniera trasversale. Passiamo ora all'aspetto che ho preferito maggiormente in tutto lo show, la narrativa. Il punto di forza più grande per quanto mi riguarda della serie TV live action di One Piece è la sua profonda indipendenza dal materiale originale. Non avete mai letto il manga? Non avete mai visto l'anime? Chi se ne frega, questo è un ottimo starting point per voi. Certo, qualche easter egg, rimando e citazione ve la perdete, perché sono lì per coccolare spettatori e lettori di vecchia data. Ma, per tutti gli altri, è tutto perfettamente fruibile. Non è un adattamento così elitarista. Ci sono degli elementi che ogni tanto vengono inseriti all'interno di questo contesto e che potrebbero sembrare strani, bislacchi, come per l'appunto i lumacofoni. Per il resto, comunque, posso assicurarvi che il prodotto è assolutamente fruibile e godibile, e anzi ha un vantaggio rispetto al manga e all'anime. Arriva 20 anni dopo. E quindi tutti quegli elementi, quei colpi di scena, quei personaggi che sono stati inseriti in corso d'opera al grido di retcon da parte del pubblico, qua invece vengono studiati a posteriori e inseriti sin dal principio. E quindi il tutto risulta molto più omogeneo. E questa è una cosa veramente, veramente figa, perché nessun altro adattamento live action di manga o anime prima aveva questa cura magistrale nella scrittura. Infatti, l'aspetto della narrativa che io ho apprezzato di più è insito nella storyline parallela a quella di Luffy, ossia quella di Kobe. Perché sin dalle prime battute abbiamo una duplice lettura della narrazione, speculare. È come se avessimo in parallelo la storia di un ragazzo che vuole diventare pirata e la storia di un ragazzo che vuole diventare marine. Ed è molto bello come viene trattato il tutto, perché ci vengono mostrati dei pirati che notoriamente sono dei criminali cattivi, che uccidono le persone, mettono a ferro e fuoco i villaggi, derubano. E Luffy invece vuole essere un pirata che ama l'avventura e il cui unico scopo è trovare il leggendario tesoro di Gold Roger, il One Piece. Per contro ci vengono mostrati dei marine che dovrebbero rappresentare la legge, corrotti, cattivi, disposti anche a scendere a patti con i pirati più crudeli. Ma Kobe invece ha una morale di ferro e intende cambiare la marina per sempre, diventando un marine con gli attributi. E mi piace il fatto che ci sia questa dicotomia tra i due personaggi, che ci sia questo rispetto profondo, reciproco, e anche questa grande amicizia tra due personaggi che inevitabilmente per le strade che hanno scelto sono destinate a scontrarsi, ma che comunque in quel preciso momento vogliono le stesse identiche cose. Io ho apprezzato tantissimo il ruolo che hanno avuto Kobe, Ermeppo e Garp nella storyline parallela ai Mugiwara. Nelle prime storie c'erano giusto un paio di pagine che staccavano dai pirati di Cappello di Paglia ai villain di turno, ma non c'era un vero e proprio respiro alla narrazione. Qui invece la trama è da subito fitta, è piena di sottotrame, di racconti paralleli, come adesso succede nel manga di One Piece, ma che all'epoca, ai tempi dell'arco narrativo del Grande Blu, Eiichiro Oda non aveva ancora sviluppato così bene. Quindi questa strategia, questa narrazione su più binari e che inizia a anticipare, a far fiutare cose, anche svelando con colpi di scena molto anticipati parentele, legame tra i personaggi, io l'ho apprezzata tantissimo. Ad esempio c'è un colpo di scena enorme alla fine di quella che dovrebbe essere la quarta puntata, che nonostante io conoscessi già dal manga e dall'anime, non mi aspettavo di vedere così presto e mi ha favorevolmente sorpreso, perché ogni singolo episodio, anche se non ha la schermata nera con sopra scritto to be continue, ha un cliffhanger potentissimo. E sono davvero entusiasta di come la narrativa abbia gestito queste cose. Mi è piaciuto tantissimo il fatto che abbiano ricreato tutti i momenti più iconici delle prime saghe, e nonostante questi momenti non abbiano sempre goduto del respiro che meritavano,
sono stati divertenti, sono stati interessanti, intrattenenti, e ad esempio nella scena del giuramento io la pelle d'oca l'ho avuta, perché per me questo adattamento, che se ne dica, ha tanta passione, ha tanta cura, ha tanto cuore. E il fatto che alcuni fan non siano riusciti a catalizzare tutto quello che il live action sta provando loro a comunicare, ci sta, perché ci sono gli elitaristi, ci sono i puristi, ci sono i cinefili e ci sono le persone che vogliono un determinato prodotto di qualità, mentre questo One Piece può sembrare praticamente a metà tra un incontro di wrestling e allo stesso tempo una puntata di Xena o Hercules ad alto budget. È un giocattolone, ma è un giocattolone divertente. Quando deve fare le cose sul serio, si prende sul serio. Riesce a rielaborare anche le parti più deboli della narrazione, come l'arco di Syrup Village, che acquisisce questa tonalità da giallo. E ancora, alcuni personaggi minori qui vivono veramente di luce propria. Basti pensare al glow up che ha avuto Armeppo, o ancora a quello che ha avuto Zeff. C'è un dialogo splendido tra Zeff e Garp che mi ha veramente emozionato tanto. E dei personaggi che nel manga e nell'anime mi avevano addirittura inquietato, come ad esempio Shem dei Nian Brothers, che aveva questo vestito che mi metteva in mostra delle gambe esili e pelose e che comunque mi metteva anche un pochino a disagio per il tipo di potere che aveva, che qua invece è una donna e diventa all'improvviso una Neko Maid. Fanservice? Possible, però allo stesso tempo l'ho apprezzato davvero tanto. Hanno reso, come hanno scritto su Twitter e Reddit, Shem hot. E ben venga! Ovvio, sono 8 puntate. Tante storie sono state condensate, alcuni personaggi non sono riusciti a vedere il cut finale e questo mi è spiaciuto veramente tanto, perché ad esempio mi è mancato vedere il combattimento con Don Krieg, mi è mancato vedere Django, mi sono mancati anche i 3 bimbi della ciurma di Usopp. Ci sono tante assenze all'interno di questo show. Però questa director's cut, concepita per un altro tipo di pubblico, funziona. E sapete perché vi dico che funziona? Perché in America, nelle principali catene di negozi, di giocattoli, fumetterie, shop online, ben il 34% di acquisti in più a tema One Piece sono stati fatti negli ultimi 4-5 giorni. Ora voi direte, non deve esserci per forza di cose un nesso con il live action, e invece sì. Perché un fan di One Piece perché dovrebbe comprare all'improvviso in massa così tante robe in questo periodo specifico? I gadget di Joy Boy sono effettivamente stati annunciati, ma non sono ancora nei negozi. Quindi non è il Gear 5 a catalizzare il pubblico. Se qualcuno voleva comprare roba di One Piece, lo faceva già prima, non aspettava il live action. E inoltre è pieno di notizie sui social, di commenti di persone che non hanno mai letto il manga o visto l'anime, che ora non vedono l'ora di salire a bordo. Ma la metafora fu più corretta. Ed è bella questa cosa. Il 34% di merchandise in più significa che tankobon del manga, DVD e Blu-ray dell'anime o i film, videogame, action figure, vestiario, ora come ora, sono riusciti a ingolosire il pubblico e di conseguenza stanno portando un nuovo potenziale nucleo di spettatori all'anime, che va in onda settimanalmente su Crunchyroll, e allo stesso tempo al manga, che da noi viene pubblicato alle edizioni Star Comics. Quindi lo scopo di Eiichiro Oda è stato raggiunto. Lui voleva rendere One Piece un fenomeno globale in grado di renderlo all'estero famoso tanto quanto lo è in Giappone, e voleva farlo arrivare a tutte le persone che per pregiudizio o per disinteresse non si è mai avvicinata all'opera, dal manga e all'anime originali. E quello che sono riuscito a confezionare in queste 8 puntate, che hanno lo scopo di adattare i primi 12 tankobon del manga e i primi 50-60 episodi dell'anime, è davvero incredibile, ma soprattutto per le conseguenze. Ora, se questa prima stagione dovesse essere vista così tanto, così come ci stanno dicendo i record, attualmente One Piece è al primo posto tra i prodotti più visti su Netflix in 84 paesi nel mondo e al secondo e al terzo posto in altri 35-40, e Netflix in totale è piazzato in 190 territori, quindi è un risultato incredibile, dato che ha battuto Stranger Things 4 e Mercoledì. E se continua ad avere questo applauso di pubblico e critica, su Rotten Tomatoes piace all'83% della critica ed è stato promosso dal 95% del pubblico, la media è 8,5 sull'Internet Movie Database, eccetera, eccetera, la seconda stagione, la seconda stagione, insieme a Three Body Problems e l'adattamento live action di Avatar, la leggenda di Aang, sarà nell'Olimpo dei Big Three che riceverà il trattamento Stranger Things di Netflix, ossia budget più cospicuo, maggiore cura e tempo nello sviluppo, pasta di nomi altisonanti, anche se io spero che arrivino come guest star, perché avere un cast fisso con nomi importanti implica devolvere buona parte del cachet degli effetti visivi
alle singole star, io preferisco avere magari una guest star come, che so, Jamie Lee Curtis come Kurea. Uno o due puntate, l'attrice peraltro si è detta già in parte per il ruolo, perché sua nipote è grande fan di One Piece ed effettivamente omen omen sembra identica, e magari quei soldi in più darli per la CGI di un ipotetico Chopper. Ecco, che io mi aspetto a metà tra il Pikachu del Detective Pikachu e i furri di Sonic, Tails e Knuckles negli omonimi film di Paramount. Quindi, questo trattamento farà sì che One Piece possa essere uno dei candidati a diventare il prossimo Stranger Things, e io ci spero tantissimo. Anche perché il successo più grande che ha avuto la serie live action di One Piece è stato, l'ho detto prima, diventare, per gli adattamenti di manga e anime, quello che in maniera molto più curata, dettagliata e oggettivamente migliore è stato The Last of Us per gli adattamenti live action dei videogiochi. Rompere la maledizione, rompere un cerchio. Finalmente questo, che non è assolutamente un punto d'arrivo, perché è una serie con una valanga di problematiche, ma è una grandissima esperienza in termini di intrattenimento, questo deve rappresentare il punto di partenza per sviluppare prodotti ben più facili. Perché se sono riusciti a far godere al pubblico generalista One Piece, figuratevi i prossimi progetti: My Hero Academia, Guns, Naruto, Attack on Titan, Your Name, The Promised Neverland, Helsing, One Punch Man. E chi più ne ha più ne metta, Akira! Tutti questi prodotti, effettivamente, ora hanno una base di partenza su cui ispirarsi per uscire dalla pre-produzione che li aveva incatenati per anni, un po' per il Covid e un po' perché tutti i flop degli adattamenti live action di manga e anime li avevano spaventati, ora hanno l'opportunità di brillare. E quello che vi chiedo di fare è di imparare dalla lezione di One Piece, di smetterla di dire non ho visto niente ma sono già deluso, di sarà l'ennesimo prodotto politically correct, di pensare che queste opere non possano funzionare seppur con le dovute differenze in live action, perché One Piece ci ha dimostrato che si può fare! Si può fare e si deve fare meglio, ma che bel viaggio! E a voi? È piaciuta questa prima stagione? Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a condividerlo sui vostri social e anche, perché no, a dirmi un commento se è un commento pieno di spoiler, utilizzate l'apposito tag, mi raccomando. Noi ci vediamo qui, alla prossima avventura.